GF VIP, Mila Suarez rivela, Alex Belli ed Elia Duran non sono sposati. Mila Suarez ha affermato che Alex Belli, il suo ex attualmente al GF VIP 6, ed Elia Duran non si sarebbero mai sposati. Se l'esordio di Alex Belli nella casa del GF VIP 6 è stato più che positivo, non possiamo dire lo stesso delle ultime settimane. L'ex attore di 100 vetrine è nel mirino e per diversi motivi, dal litigio con Aldo Montano con annesse lacrime di sfogo. All'uscita non proprio felice su Manuel Bortuzzo, fino all'amicizia, che a dirla tutta sembra qualcosa di più con la bella Soleil Sorge. Ed è qui che è entrata di nuovo in scena la sua ex Mila Suarez che ha deciso di condividere su Instagram delle affermazioni piuttosto pesanti. Alex Belli e Mila Suarez a suon di diffide. Avevamo parlato di Mila Suarez poco meno di un mese fa, quando era emersa addirittura una diffida da parte del suo ex fidanzato Alex Belli. L'attore aveva messo il ferro dietro la porta per evitare che la modella potesse in qualche modo influire, negativamente. Sul suo percorso nella casa del GF VIP 6. Ma sembra che questo atto tanto drastico non abbia sortito gli effetti sperati. Dopo essermi confrontata con i miei legali aveva detto su Instagram la Suarez. Sono pienamente consapevole delle mie azioni e disposta a pagare fino all'ultimo centesimo pur di difendere la mia immagine ma soprattutto la mia dignità. In uno stato libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita passata e futura. Guerra aperta. Mila Suarez, la rivelazione su Alex Belli ed Elia Duran. Mila Suarez non è una donna che le manda a dire. Se in un primo momento aveva già dichiarato guerra al suo ex, adesso ha davvero rincarato la dose. Vorrei ricordare al signor Gabelli e alla sua cara Duran che quando la sottoscritta partecipò al GF, entrambi furono i primi a trarre profitto e notorietà facendo riferimento ai miei viaggi di lavoro e alludendo a situazioni lontane anni luce dal mio stile di vita e al mio modo di essere, aveva dichiarato su Instagram qualche settimana fa. Ma adesso c'è molto di più, la modella ha affermato con estrema convinzione che il tanto decantato matrimonio tra Alex Belli ed Elia Duran non è mai avvenuto. Che insomma l'attore e la sua bella compagna non si sarebbero mai sposati.
come invece hanno fatto credere a tutti poco prima del suo ingresso nella casa del GF VIP 6. Io non parlo a caso, quando io ho deciso di andarmene vi ero arrivata al limite, non ce la facevo più, ha detto Mila nelle stories. Alex pregava che io tornassi per salvarlo da lei. Parole dure che non lascerebbero spazio ad alcun dubbio. Se non fosse che Belly non si trova esattamente nella posizione di poter replicare. Alex Belly e l'amicizia, con Soleil Sorge. In questo bel quadretto di accuse si aggiunge anche la contestata e discussa amicizia tra Alex Belly e Soleil Sorge all'interno della casa più spiata d'Italia. È pure vero che il GF VIP è spesso scenario della nascita di nuovi flirt e love story, in ultimo quello tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Ma questo rapporto speciale tra i due concorrenti ha lasciato perplessi molti, anche all'interno della casa. Nell'ultima puntata del GF VIP Alex Belly ha ammesso di avere una particolare simpatia per Soleil. Tessendone le lodi come donna e come persona che al di fuori del reality e del matrimonio con Delia Duran avrebbe potuto diventare qualcosa di più. Con buona pace di Delia che ha risposto con una lunga lettera in cui si dichiarava profondamente delusa dal comportamento del marito. Più che il GF VIP, il caso Belly sembra uno spin-off di Beautiful.